Ciao a tutti, io sono Gianni, rieccomi qui con un nuovo video della domenica, più spensierato del solito, che oggi riguarda un prodotto davvero particolare e molto divertente. Prima di iniziare con la recensione vera e propria, però, voglio farvi sentire una cosa. Avete sentito? È davvero forte, vero? E allora, se vi ho incuriosito almeno un po', continuate a guardare il video per scoprire come fa questa pianta a suonare. Come forse avrete già capito, oggi vediamo una cassa Bluetooth molto particolare. Perché particolare? Perché oltre a essere una cassa, è anche un vaso dove mettere a dimora delle piantine con la terra e tutto il resto. E soprattutto perché questa cassa può funzionare in modalità piano, per cui toccando le foglie si riescono a suonare alcune canzoni come se la pianta fosse un pianoforte. All'interno della confezione troviamo lo speaker, troviamo anche un cavo USB, micro USB per ricaricare la batteria, che dura circa 12 ore di riproduzione, come riportato sul manuale di istruzioni, che è scritto solamente in inglese e cinese, e dove, oltre a tutte le indicazioni sul funzionamento della cassa, ci sono anche le specifiche tecniche della batteria, che è da 1200 mAh e che dovrebbe ricaricarsi in circa 4 ore, mentre la potenza della cassa è di 5 W con un peso di 400 grammi. Sullo speaker abbiamo solamente una porta micro USB che serve per ricaricare la batteria e che è nascosta dietro questa linguetta di plastica che è un pochino difficile sia da aprire che da richiudere, ma che è molto comoda perché rende la cassa resistente all'acqua. A fianco abbiamo il pulsante di accensione che bisogna tenere premuto per circa 3 secondi per accenderla e che poi permette di passare dalla modalità piano alla modalità Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Con il pulsante a fianco invece si può cambiare la canzone, nella modalità piano ce ne sono ben 10 e anche controllare l'illuminazione. Infatti questo vaso da spento si illumina e può essere usato come luce da comodino. E la cosa incredibile è che si può accendere e cambiare la modalità della luce semplicemente toccando le foglie della pianta. Ovviamente la cassa si illumina anche quando è collegata in modalità Bluetooth e in modalità piano. Come avete sentito, purtroppo il suono risulta essere un po' attutito e questo per via dello speaker che è qui in basso in una zona poco felice. Purtroppo in modalità Bluetooth ogni tanto si sente qualche interferenza che non si nota mentre la cassa sta suonando, ma che può dare un po' di fastidio se la tenete collegata senza riprodurre della musica. Ad ogni modo lo speaker ha una funzione di risparmio energetico che lo spegne completamente quando è in modalità piano o in modalità Bluetooth dopo 10 minuti di inattività. Se siete curiosi di sapere come fa la cassa a funzionare da pianoforte, utilizzando le foglie della pianta come se fossero i tasti, basta dare un'occhiata all'interno dove c'è questo spuntone in metallo che non è altro che un sensore che registra le vibrazioni. Come vedete a fianco c'è anche un piccolo forellino che permette quando abbeveriamo la pianta di far uscire l'acqua in eccesso. E con questo è tutto per questa cassa particolare. Per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!